È stato un derby fiammeggiante quello che si è disputato al Fadini tra Giulianova e Teramo. Non è mancato nulla, pubblico, spettacolo, espulsioni, autogol. Primo tempo ricco di azioni con 10 minuti di fuoco dei giallorossi. Al quinto è subito il Giulianova a mettersi in mostra, Pelatti serve Elia che solo davanti a Mancinelli non riesce a concretizzare un'ottima occasione. Al settimo è Cariello a sprecare malamente una palla servita dalla sinistra da Drashek. Un minuto più tardi Biso nega la gioia del gol ai giugliesi respingendo sulla linea un colpo di testa di Pelatti. L'avvio spumeggiante del Giulianova trova la giusta ricompensa all'undicesimo grazie anche ad un aiuto extra. Su un angolo teso di Cariello è ancora Pelatti a provarci con un colpo di testa. La palla però trova quella di Facci che infila il suo portiere ed è il tripudio giallorosso. Il Teramo reagisce al 19esimo, Sanetti con un colpo di tacco serve Mancino che spedisce un bel rasoterra bloccato in due tempi da Armellini. Al 22esimo altro rasoterra del Teramo, questa volta di Manca, ma Armellini non si fa sorprendere. Al 32esimo ci riprova Mancino che, disturbato da Federico Del Grosso, angola troppo la conclusione che si spegne sul fondo. Al 37esimo è ancora il Teramo a rendersi pericoloso con Ayala, la cui punizione dai 30 metri viene parata in due tempi. Nella ripresa è di nuovo il Giulianova a partire all'attacco con Mancinelli chiamato subito in causa da De Padre. Al 21esimo il Teramo spreca la sua più grande occasione, punizione millimetrica di Mangiapane che lambisce la traversa. Qualche minuto dopo Drashek viene espulso per doppio giallo e il Giulianova deve difendere il vantaggio in inferiorità numerica. Al 29esimo scorribanda di Felci sulla fascia destra che salta e dribbla gli avversari riuscendo alla fine a crossare per Cariello che però sbaglia traiettoria mandando la conclusione alta sulla traversa. Al 33esimo secondo cartellino rosso del match e parità numerica ristabilita. Ad abbandonare il campo è Mangiapane per un'entrata a forbice su Cristiano Del Grosso. Nel finale squadre lunghe e tese, l'ultima occasione è del Giulianova, al 47esimo Munari si libera al limite dell'area, crossa per Cariello che da pochi metri spara una bomba deviata d'istinto da Mancinelli sulla traversa. E al triplice fischio esplode la gioia del popolo giallorosso con una festosa invasione di campo. A margine una nota di merito va alle forze dell'ordine per l'eccellente servizio svolto.